Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi siamo in una nuova postazione perché sono a casa della mia nonna. Allora, come potete notare dagli ingredienti, sto provando a fare una piccola panoramica. Andremo a preparare la crostata con la crema pasticcera. Allora, adesso faremo poi passo per passo, diciamo, la preparazione della crema, che vi occorreranno 500 ml di latte. Eccoli qua. 100 g di zucchero, io utilizzerò questi qua canna, però ovviamente potete utilizzare anche quello normale. Poi 55 g di farina e 4 tuorli. Io poi andrò a mettere, quando preparerò la crema pasticcera, qualche cucchiaio di zuppa inglese, perché voglio provare a vedere come viene, diciamo, ecco, il risultato. Poi io ho preso 3 kiwi tagliati più o meno in questo modo. E poi una confezione di fragole, e anche queste l'ho tagliate in questo modo, così più o meno. Non è stato molto facile perché non erano molto regolari e più che altro mi sono resa conto che veramente non ho mai visto in vita mia delle fragole così gigantesche. Ovviamente poi vi occorrerà questa teglia che è da, mi pare, 20, non sono sicura, comunque più o meno è questa la circonferenza, però poi ve lo dirò esattamente dopo e ve lo lascerò scritto. E ovviamente bisogna imburrarla e poi infarinarla. E ovviamente pasta frolla fatta in casa, e per vedere, insomma, gli ingredienti per prepararla vi rimando al video precedente dei biscottini Thun. Così, insomma, potete ovviamente ricrearla. Io poi nel link in descrizione vi lascerò comunque anche gli ingredienti per la pasta frolla. Ci vediamo dopo. Allora, adesso il passaggio successivo è quello di aggiungere lo zucchero di canna e andiamo ovviamente a creare la nostra spuma con le uova. Allora, una volta che abbiamo montato i tuorli con lo zucchero, andiamo ad incorporare la farina, i 55 g di farina, e con una spatola o anche con una cucchiarella iniziamo ad amalgamare. Ora il prossimo step è quello di andare a mettere 500 ml di latte e portarli a ebollizione. E io poi andrò ad aggiungere 2 cucchiai di la zuppa inglese, insomma, dell'aroma. Ovviamente, per impossibilità di farvi vedere il secondo passaggio, ho inserito ovviamente la cremina che abbiamo creato, e come potete notare la nostra crema si è già addensata. Ovviamente quel passaggio successivo di aggiungere poi il composto, fatelo sempre con la fiamma spenta, e comunque dovete girare, 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 onde evitare che si formino i grumi. E quando veramente, anzi, a me hanno insegnato che una volta che la crema tirata su inizia a scrivere, è pronta. Ok, ci siamo quasi e spingiamo.
Thank you.